leggende metropolitane, luoghi e misteri ad essi collegati. Sotto gentile concessione degli amministratori del sito Storie Inspiegabili, che trovate in descrizione in questo video, mi accingo a raccontarvi questa storia. Buon ascolto. È considerata una delle peggiori strade del mondo, situata nella contea di Beaver, in Pennsylvania. Un miglio di Kelly Road è il luogo di molte storie di fantasmi e leggende locali. Bambini spettrali e animali docili diventano aggressivi, strani rituali, luci e rumori. Le strade infestate sono un classico, ma Kelly Road, in Pennsylvania, è particolare. Solo un tratto lungo circa un miglio che attraversa la cittadina di Oyville è stato teatro di numerosi fenomeni spiegabili. Quella porzione di strada è circondata da una foresta decisamente tetra, dalla quale si dice escano continuamente abbaglianti fenomeni luminosi e strani rumori. Insomma, il posto ideale per un viaggio rilassante. Ora è il momento di spostarci sulle sponde del fiume Ohio. Il Mystery Mile, il miglio maledetto, è proprio la porzione di asfalto dalla Kelly Road che attraversa Oyville, un tratto di strada che ha una cattiva aura, dove animali all'apparenza tranquilli e pacifici diventano improvvisamente violenti, senza una chiara ragione, aggredendo e uccidendo qualunque cosa capiti loro a tiro, che siano automobili, altri animali o persone. C'è di più, poco prima di entrare in città, c'è un bosco che di notte mette paura. Naturalmente tutti i boschi di notte mettono paura, ma questo di più, perché il buio spesso è squarciato da improvvisi lampi di luce di dubbia origine e c'è chi giura di aver sentito strani rumori provenire dall'interno della foresta. La maledizione di quella porzione di strada ha un'origine ben precisa. Un racconto del luogo narra di una coppia morta, non si sa esattamente quando, proprio nei pressi di Oyville, dopo che la loro carrozza ebbe un incidente e si ribaltò a causa di qualcosa di non meglio definito che spaventò il loro cavallo. A seguito dell'incidente, la donna si spezzò il collo e morì all'istante, mentre l'uomo, forse il marito o il fidanzato, a seconda del tasso di morbosità di chi sta raccontando la storia, fu schiacciato dalla carrozza, ma non perì subito. Rimase intrappolato e la sua fu una morte lenta e dolorosa. Alcune persone hanno riferito di aver sentito chiaramente il rumore di una carrozza che si schianta e subito dopo grida di aiuto, ma di non aver mai visto nessuno. Altri credono che i nativi americani abbiano maledetto la strada quando la terra è stata loro portata via dall'uomo bianco. Al giorno d'oggi ci sono voci rituali e attività di un culto non meglio definito che si svolgono nelle foreste vicino a Kelly Road. Diversi residenti di Kelly Road hanno riferito di apparizioni luminose di bambini vestiti con abiti coloniali o da pionieri. Questi bambini sono descritti sempre con espressioni arrabbiate. Altri riferiscono di essere stati inseguiti lungo la strada. In particolare ci sarebbe un giovane ragazzo, sempre con l'espressione arrabbiata, che si presenta nei cortili delle persone e guarda attraverso le finestre. Un ex residente ha riferito di aver visto il ragazzo in piedi, nella sua camera da letto.